Anzi, non potrebbe anche essere qualcos'altro. Boh. Ragazzi, bentornati nella terza e ultima parte dedicata agli unboxing Loot Crate Loot Anime. Se vi siete persi la seconda parte dell'unboxing del mese di settembre, basta che cliccate qua sopra una finestra che vi porterà direttamente al video della seconda parte dell'unboxing di settembre. Se invece vi siete persi tutto quanto dall'inizio fino adesso, vi porto lascio qua sotto il link in descrizione il link del video della prima parte dell'unboxing dove spiegherà ben bene tutto quanto e via discorrendo. Ultimo unboxing, questa volta sempre a tema Wizard World, tema animali fantastici o Harry Potter, e non vedo l'ora di vedere. Tra l'altro è molto grosso, è più grosso della mia faccia questo unboxing, e io sono curiosissima di vedere. L'ultima volta non mi ricordo, era il tema sempre Harry Potter tutto quanto, però c'era tipo cosa di tipo di senatori o roba del genere, non lo so, non ho idea. Adesso andiamo a vedere che cosa contiene questo unboxing. Cos'è? Che cos'è sta roba qua? Apriamo, vediamo di primacchitto questa cosa qui, che non ho idea di che cosa sia. E c'è scritto qua dietro Manufacturer Marie Quaid. Credo che sia qualcosa inerente al ministro della magia, tipo un block, un block notice, qualcosa del genere. Vabbè, è un qualcosa sempre inerente a, credo sia quello inerente a animali fantastici, ed è legato al ministero della magia o qualcosa del genere. Comunque molto molto figo, tipo un block notice, così non permette gli appunti, però molto molto carino anche questo. Poi vediamo questa cosa qua, che adesso devo aprirla perché questa confezioncina qua rosa pucciosa, che ho molto terrore di vedere che cosa che tiene. Speriamo che non sia qualcosa inerente alla Umbridge, che odio quel personaggio. Adesso andiamo ad aprirlo. Ah, ci sono robe, però non so se si, ci sono delle cose, però non so se si mangiano. Io ho letteralmente paura a mangiare queste cose. Non so se si possono mangiare o sono un saponetto o cosa del genere. Non lo so, ho molta molta paura. Posso mai più avanti fa un esperimento. Se non mi vedete più vuol dire che sono stata avvelenata da quella confezioncina qua. Poi andiamo avanti, troviamo questa bellissima sciarpa rossa e gialla. Non è un euforismo per i romani, ma è appunto la sciarpa di Gryffondoro della casa di Harry Potter. Molto molto bella, mi piace un sacco, ed è anche morbidosa, mi terrà ben caldo quando non avrò, quando avrò freddo freddo fuori. Molto bella anche questa. Poi abbiamo questa confezioncina qui, adesso andiamo a aprirla per bene, che cosa contiene. Mi devo fare aprire mille pacchetti per vedere che cosa contiene questo. E apriamo. Ah, troviamo il medaglione, un medaglione tipo a forma di spilla per attaccare al petto di Serpe Verde. Credo che sia l'Horcrux, credo che sia, ma non vorrei dire una balla. Comunque c'è sempre, c'è il disegno dei serpenti di Serpe Verde, tutto incastonato, molto molto figo, carinissimo anche questo. Poi abbiamo Ollivander, credo che sia una bacchetta a forma di penna, che l'ultima volta mi aveva trollato, pensavo che fosse la bacchetta di Severus Pitum, invece era una penna forma. E qui ovviamente sì, ci troviamo la bacchetta, una bacchetta di sempre di Harry Potter, ma non so di quale sia bacchetta, e comunque a forma di penna. Molto carina anche questa, ma non ho idea di quale sia la bacchetta fatta in questo modo. Se qualcuno di voi la riconosce, la bacchetta a forma di chi sia il proprietario, me lo scrive nei sotto dei commenti, così almeno distingo bene i personaggi e tutto quanto. Ma credo che sia quella di Harry, credo che sia quella di Harry, credo, oppure qualche altro personaggio. Adesso poi ci cercherò dentro quale sia la bacchetta, ma non credo che me la faccia spiegare bene tutto quanto, boh, non lo so. E arriviamo poi con la busta ufficiale per vedere che cosa c'è. La busta infatti contiene appunto quello che abbiamo trovato dentro la nostra box. Appunto, abbiamo trovato la sciarpa che è andata di culo, che abbiamo trovato quella di Gryffondoro, potevi trovare quelle tasso rosso, corvo nero e serpe verde, che a me mi andava bene anche tutte quante, però basta che non sia di serpe verde. Poi abbiamo trovato questa Salazar's Single Locked Pin, quindi l'Horcrux, abbiamo trovato l'Horcrux di Salazar's Serpe Verde. Poi abbiamo trovato questa confezioncina rosa con delle robe, non lo so bene, aiuto, c'ho molta paura. E poi un block notice e il varie cosicini qua. Molto bella anche questa confezione fatta a questa lettina a forma di
lettera, molto molto bella. E con questo concludo definitivamente questo unboxing tema Wizarding World, di tema Harry Potter e Animali Fantastici. So è stato un pochettino breve, però secondo me è stato abbastanza intenso e penso che abbia piaciuto anche tanti a voi, molti famosi piccoli fan che amano questa serie di Harry Potter. Io spero che questo video e i precedenti video vi siano piaciuti, fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. Se avete delle domande per come potete acquistare determinate box o altre cose, basta che non mi chiedete di buttarmi giù dalla finestra, scrivetemelo qua sotto nei commenti e io sono sempre disponibile a rispondere a voi a qualsiasi tipo di domanda. Io chiudo qua il video ragazzi e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai vari social, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, il gruppo degli spalmati di Telegram che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao! E adesso che risistema tutto quanto qua in camera, che disastro! We'll be right back.